Direi di iniziare, se credete, perché abbiamo un programma denso e vorremmo terminare in un'ora che non sia oltre mezzanotte di questa sera. Iniziamo perciò la sessione pomeridiana dei saperi, metodologia, confronte in occasione della pubblicazione del volume di Centro Studi Metodologici, di cui stamattina abbiamo già ascoltato alcune quattro relazioni, di cui due più esplicitamente dedicate al volume e due invece che ora continuiamo, dedicati invece alle prospettive future. Sono ben felice di dare la parola ora al professor Pietro Terna, che tratterà il tema come l'informatica ha contribuito allo sviluppo delle scienze sociali e può dare loro nuova forma, che è un tema molto interessante. Io proprio poche ore fa, stando insieme per il lunch, mi ricordava Terna che noi ci conosciamo dal momento in cui abbiamo frequentato il centro di calcolo dell'Università di Torino, per cui tantissimi tempo fa, e contavamo le schede perforate che ognuno nei suoi confini, naturalmente, nella sua, quello che stava facendo, io per quel che riguarda i dati, diciamo, di genetica che stavo elaborando, e lui i dati di economia, diciamo, che stava elaborando anche lui, e abbiamo iniziato il nostro percorso universitario. Pietro Terna è non solo come un amico carissimo, ma anche stato professore di economia nell'Università di Torino, ben noto, e presidente fino a poco tempo fa del Collegio Carlo Alberto, che ha diretto con maestria e con uno spettro di manifestazioni molto, incontri molto interessanti, che mi auguro che continuino, naturalmente. Grazie per aver accettato questo invito e ti do la parola. Grazie. Cose. Lo accennerò durante la relazione, l'Università di Torino con quel centro di calcolo era al confine della conoscenza informatica nel mondo, quindi non lo sapevamo ma godevamo di una situazione di privilegio della conoscenza. Per me è un grande onore partecipare a questo incontro per il tema e per l'organizzatore, per l'Accademia delle Scienze. E quindi io ringrazio vivamente chi ha pensato di invitarmi. È anche stata un'occasione per riflettere sulla mia vita di studio, perché gran parte delle cose a cui mi riferirò sono avvenute durante A, la mia vita, ma nella prima parte non me ne accorgevo, B, la mia vita di studio, e devo dire me ne sono accorto. Ed è stato anche appassionante ricostruire le date, perché noi tutti ci ricordiamo degli avvenimenti, delle notizie, delle informazioni, le date molto spesso ci sfuggono, almeno nel mio caso sfuggono. Inizio da molto lontano, da una cosa che chiamo prima dell'alba, lì non c'ero, non ero neanche nato, perché il calcolo nasce dall'abaco e la matematica abachista, che è fondata sul calcolo, ha formato la società. Qui siamo 1200-1400, ma voglio ricordare che la Summa di Luca Pacioli, detto il Paciolo, un po' per celia, un po' per rispetto delle radici storiche, era contenuta in uno dei manuali di ragioneria, scritto dal grande professor Angelo Chianale, che era in uso a economia e commercio a metà degli anni 60, trascrivendo integralmente dei paragrafi, delle pagine. Ripeto, un po' era per celia, ma pagine comunque dal punto di vista della tecnica del calcolo
assolutamente confermabili. Quindi la matematica abachista formò la società. E se il confine tra scienze sociali e società è chiaro, è anche molto sottile, per cui si passa molto spesso dall'una all'altra. Un grande balzo. Il grande balzo ci porta al 1840 e a Babbage, che nel 1840 fu presente qui, in questa accademia, dove discusse e collaborò, risulta dagli atti, con un seguito di un lungo periodo. Babbage, che insieme alla compagna Ada Lovelace, il linguaggio ADA, un linguaggio difficilissimo dell'informatica, deriva, è stato intitolato a lei, Ada Lovelace, o potremmo dire Ada Byron, perché era figlia naturale del poeta, fu la prima programmatrice della storia con le competenze matematiche necessarie per far funzionare i complicatissimi meccanismi che incontravano nel progetto di Babbage i limiti della meccanica. Ma non era una semplice macchina da calcolo, perché Babbage nei suoi lavori affrontava il ragionamento automatico e la spiegazione automatica di fenomeni complessi. E qui riporto una citazione di un articolo recente che chiarisce molto bene questo ruolo che ebbe Babbage nella formazione dell'attenzione al calcolo, alle quantità e al ragionamento automatizzato. Tra l'altro Babbage fu anche molto influente sulla storia del pensiero economico. Fu autore di questo On the Economy of Machinery and Manufactures, che è del 1832 e che oggi chiameremmo un trattato di ricerca operativa. Un trattato di ricerca operativa che influenzò profondamente Marx, perché Marx, nello studiare la divisione del lavoro, guardò più a Babbage che a Smith. In effetti Babbage era molto più moderno della visione semplicemente della specializzazione che sta in Smith, e influenzò anche un altro pioniere dell'economista che è John Stuart Mill. Quindi, di nuovo, il confine tra società e scienze sociali sta diventando ancora più sottile. Ma qui siamo prima dell'alba. E l'alba? C'è un momento magico, qui ero nato ma non mi occupavo di queste cose, c'è un momento magico che si colloca a metà degli anni 40, quando grandi menti che sono von Neumann, Morgenstern, meno noto ma importantissimo perché il trattato di Neumann e Morgenstern sulla teoria dei giochi è un pilastro che cambia la scienza, dotandola, la scienza sociale, dotandola di un linguaggio, e Nash, che non era così portato alla collaborazione con gli altri, ma certamente co-influenzò quell'epoca. Ecco, questi grandi personaggi, e con loro Wiener e la nascita della cibernetica, creavano una congiuntura straordinaria per le scienze sociali, vale a dire un nuovo linguaggio, la teoria dei giochi, la messa a fuoco del concetto della complessità e la nascita della costruzione del calcolo automatico come lo intendiamo oggi. Tra l'altro, l'impostazione del calcolo automatico in parte risale alle idee di Babbage e proprio alla sua conoscenza in termini di ricerca operativa del mondo industriale con la divisione del lavoro, perché la macchina automatica, come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, è una macchina impostata su una divisione del lavoro. Qui siamo all'alba. E subito dopo l'alba, qui siamo agli anni 60 dello scorso secolo, quando, per esempio, io ero già attivo nella mia vita di studioso e di ricercatore. E con Giga Renzer, che è un importante studioso delle scienze sociali, possiamo ricordare che all'inizio degli anni 60 il calcolo automatico cambia le scienze sociali portandole ad occuparsi di simulazione. E cito due importanti capitoli di simulazione, probabilmente molti dei presenti lessero, studiarono quello che fu il modello del Club di Roma, una delle prime applicazioni di System Dynamics dovuta allo studioso dell'MIT Forrester, e oggi diremmo un piccolo modello su equazioni differenziali, allora fu un passo avanti straordinario
e fu una delle primissime occasioni per riflettere sul limite delle risorse. Contemporaneamente, pochi anni dopo, Robert Axelrod introduce un torneo per giocare il cosiddetto dilemma del prigioniero, qui siamo in pieno nella teoria dei giochi, in modo ripetuto. Che cos'è il dilemma del prigioniero? È la chiave di moltissime strutture di giochi in cui due persone si confrontano, sono state arrestate, possono tacere e quindi cooperare tra loro, oppure parlare del reato commesso e quindi tradire l'altro personaggio che è stato arrestato. E l'impostazione che vedete nella figura chiarisce chiaramente, evidenzia chiaramente che se io sono il personaggio arancione, cioè quello sulle righe, in ogni occasione per me è meglio avere tradito piuttosto che avere cooperato. Qualsiasi sia il comportamento dell'altro, per me è più conveniente avere tradito. Ma se il torneo è, se il gioco è ripetuto in un torneo e possiamo ricordare come si è comportato l'altro personaggio quando lo reincontreremo, che cosa succede? E Axelrod, in questi anni per noi lontanissimi, organizzò proprio un torneo chiedendo che gli mandassero degli algoritmi, tutto rigorosamente scritto in Fortran, e tra l'altro io ho avuto il grande gesto di simpatia di Axelrod, che su mia richiesta ci fornì tutti i codici per una tesi lontana nel tempo, che voleva rifare quelle simulazioni con la agent-based simulation di cui parlerò tra poco. E questi sono punti di svolta per le scienze sociali e soprattutto è l'irrompere importantissimo della teoria dei giochi nell'ambito delle applicazioni non solo economiche. Qui volentieri torno indietro di una diapositiva, vi ricordo che vi indico che abbiamo un recente articolo di Bassetti e Louvison, il professor Louvison è anche presente in sala e lo ringrazio, e fu un grande, oltre che studioso, protagonista della stagione dell'Oxelt a Torino, ogni tanto ricordiamoci di Torino, per avere una visione aggiornata di quello che ha voluto dire la teoria dei giochi all'interno delle scienze sociali. Procediamo sempre negli anni 60, siamo dopo l'alba, e il secondo grande evento che investe le scienze sociali è la novità della presenza dell'informatica per il calcolo statistico automatizzato. Adesso sembrano cose scontate, ma voglio ricordare un nome, il package SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, che è stato definito nel 1968 e che all'Università di Torino avemmo a disposizione o nel 69 o nel 70, devo dire per merito assoluto del professor Piazza, che lo fece arrivare avendolo individuato, non è che ci fosse l'internet, non è che queste cose si leggevano sfogliando il web, avendolo individuato e avendo combattuto, mi ricordo bene, con una montagna di schede, quella volta fu veramente una montagna, per riuscire a farlo iniziare a funzionare. Erano computer molto validi, ma la potenza di calcolo ai nostri occhi era risibile, eppure si riusciva. Si riusciva a fare cosa? Per esempio a fare l'analisi multifattoriale, a fare le regressioni multiple anche non lineari, a fare l'analisi della varianza, a fare l'analisi di cluster. Tutte cose che prima di questi software erano possibili, ma interminabili se il problema superava la dimensione minimale. Sempre a Torino in quegli anni imparammo a usare le grandi routine statistiche sia dell'IBM sia nel 70 quando arrivò il package della International Mathematics and Statistics Library, l'IMSL, che noi allora chiamavamo ISML, ma ho controllato esattamente la stessa cosa. E di nuovo scoprimmo che si potevano fare delle cose che prima stavamo soltanto sperando di poter fare. Chi beneficiò moltissimo di questa potenza di calcolo fu l'econometria, e cioè quel ramo della statistica che cresce con le scienze sociali e soprattutto all'inizio fu specialmente coltivato dagli economisti. Intanto, in parallelo a questi eventi sulla potenza di calcolo, si imparano a risolvere problemi con molte equazioni e molte variabili e compaiono i primi grandi modelli in Italia.
Questa è una storia bellissima perché, guardate le date, fine anni 60, compare M1BI, cioè il primo grande modello della Banca d'Italia, un modello con, se non ricordo male, 100, ma me lo sono scritto qui, con 122 variabili e 122 equazioni. L'attuale modello trimestrale della Banca d'Italia credo che rasenti le 1000 variabili. Certo, è molto più sofisticato, ma per quell'epoca questo modello era alla frontiera nel mondo. E vale la pena anche qui ricordare qualche nome. Recentemente l'ha fatto Draghi, quando era ancora governatore, che in una lectio magistralis del 2009 ricorda che fu Guido Carli a volere questo modello, e tra i grandi studiosi che ci lavoravano ricorda il nostro Franco Modigliani. E altri studiosi, stamattina è stato citato Bruno De Finetti collaborò alla costruzione di questo modello, certo dalla parte probabilistica e teorica, ci lavorò Paolo Savona e ci lavorò, allora come responsabile dell'ufficio statistico della Banca d'Italia, il futuro governatore Baffi. Nel 76, qualche anno dopo, sempre su impulso di Carli, che non era più governatore della Banca d'Italia, ma era presidente della Confindustria, la Confindustria si dotò, con l'opera dell'economista Tivegna soprattutto, e con la collaborazione con il CNUCE CNR di Pisa, un'altra gloria della nostra ricerca, di un modello econometrico più fondato sugli aspetti industriali, mentre contemporaneamente il professor Fouat ad Ancona sviluppava quello che chiamava familiarmente il modellaccio, però non deve essere considerato uno spregiativo, ma è un'affettuosa definizione, di cui si serviva soprattutto la CGIL. Io ero già attivo in quel periodo e fu un periodo meraviglioso, perché intanto anche Silo Salabini sviluppava il suo modello, un altro gruppo sviluppava il modello che diede poi la vita a Prometeia. Anche a Torino, per qualche anno si lavorò ad un modello di Torino con la Fondazione Agnelli, dove io non ero però protagonista, e fu una stagione meravigliosa perché al governo c'erano persone di particolare competenza e si discuteva se quell'effetto di politica economica sarebbe stato più o meno pronunciato, confrontando quello che diceva uno o l'altro modello, in genere sufficientemente concordi, ma si discuteva sull'importanza, sulla rilevanza, sull'urgenza, sugli effetti, per esempio, moltiplicativi interni e sugli effetti sulle importazioni. E su questo si veda questo paper del 2006 di Binotti e Ghiani, straordinariamente documentato, permette di percorrere un pezzo della vita economica italiana di straordinario interesse. Mentre si sviluppavano i modelli strutturali dell'economia, nascevano anche i modelli intersettoriali, e cioè le tavole delle transazioni tra i settori, fondamentali per capire meglio l'economia. E anche in questo caso un grande balzo indietro, siamo al 1758, che è la data più certa della pubblicazione del Tableau économique di François Quesnay, e probabilmente era già uscito prima, ma a questa data ci sono dei volumi stampati che ci garantiscono la datazione. Questa è una pagina ricavata da una copia anastatica del trattato. Siamo qui alla economia dei fisiocrati, che considera tutto partire dalla terra, ma quelle transazioni che vedete in orizzontale sono tutte scambi, e sono scambi da quale deriva quello che oggi chiameremmo il valore aggiunto. Questa idea di Quesnay matura molto lentamente, fino che negli anni 50 e negli anni 60 prende forma nell'opera notissima di Leontief, economista di nazionalità russa, ma nato in Germania e poi vissuto negli Stati Uniti, che diede massimo impulso alla costruzione delle tavole, e in Italia la professoressa Vera Caropinna, straordinaria studiosa, che ebbe la libera docenza, ma non ebbe mai una cattedra, perché in quegli anni, come per fortuna alcune cose sono migliorate, occuparsi di cose quantitative di questo tipo sembrava un lavoro meno scientifico. Libro di cui vi ho affettuosamente mostrato la copertina, è un libro su cui mi sono formato, quindi sono andato a ritirarlo fuori, e dentro c'è la tavola
23 settori per 23 settori, di cui vi mostro solo un angolino, che fu sviluppata dalla professoressa Vera Caropinna, e cosa interessantissima, nella seconda di copertina si dice: con la collaborazione del Servizio Statistico e Studi Economici e del Servizio Centrale Meccanografico, ripeto, meccanografico, della Fiat. L'interessante sono due cose: che la Fiat collaborasse attivamente a questo lavoro scientifico e che lo strumento fossero le macchine meccanografiche. Siamo in un'epoca pre-elettronica. Uno dei miei due maestri fu il professor Sergio Ricossa, che fu anche membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, e in un riordino in dipartimento io trovai un suo dattiloscritto firmato Sergio Ricossa, in cui spiegava come invertire una matrice con macchine meccanografiche, con metodo iterativo, e negò di aver potuto scrivere una cosa così complicata. E io gli chiesi: ma c'è un altro Sergio Ricossa? No, non mi risulta. Beh, allora, purtroppo poi nel trasloco quella scatola è andata persa, e quindi quell'interessantissimo oggetto non sono più riuscito a trovarlo. Le tavole sono tuttora usatissime. Vi mostro questa del 2012, che ha 405 settori, quindi immaginate di fare la matrice identità meno questa e fare l'inversa, e ci vuole una certa potenza di calcolo per riuscire a farla, ma adesso è una cosa, non dico elementare, ma assolutamente trattabile. Cosa servono le tavole? Le tavole servono, prima di tutto, in un'economia come le nostre, che chiamerei economia occidentale, per orientare le scelte della politica economica tenendo conto degli effetti settoriali. Ma le tavole, e questa è un'avventura scientifica e politica straordinaria, erano fondamentali per la pianificazione economica. In particolare nell'Unione Sovietica, là dove, non avendo gli indicatori che emergono dal mercato, che se ci riflettiamo, che cos'è il mercato? È una straordinaria macchina da calcolo, che può funzionare bene o male, ma comunque è una straordinaria macchina da calcolo tramite la quale si decide quanti di questi pennarelli di colore marrone devono essere importati a Torino perché qualcuno li compra. È una cosa complicatissima. Se vogliamo farlo in modo centralizzato, ci vuole non solo una robustissima teoria, ma anche una competenza e una capacità di calcolo con l'informatica straordinaria. Di nuovo c'è un bel paper recente, questo di Jevorich, che vi cito qui, che ci spiega cosa accadde, guardate, a partire dal 1961, quando l'Accademia Sovietica della Cibernetica si propongono le linee per riuscire a far funzionare il sistema economico dell'Unione Sovietica sulla base della pianificazione. Fu uno sforzo straordinario, anche una grande battaglia ideologica, perché nella nuova impostazione si doveva parlare di qualcosa di simile ai prezzi fatti dal calcolatore e non dal mercato, ma comunque simile ai prezzi. Una straordinaria battaglia ideologica che fallì. Adesso qualcuno semplifica dicendo: non avevano i computer. Sì, i computer stavano arrivando, e negli stessi anni lo Sputnik va in orbita e la prima sonda sovietica arriva sulla Luna. Quindi non è che la capacità di calcolo non ci fosse. E qualcuno dice: mancavano le reti. Sì, mancavano le reti, ma i militari avevano la rete anche nell'Unione Sovietica. Quello che mancò, il problema dei problemi, fu il comprendere, e questa è una lezione enorme per le scienze sociali, che un sistema così complesso non può nascere top-down, ma ha bisogno di un contributo di interazione dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, con aggiustamenti continui, come qualsiasi grande nuova realizzazione che con l'informatica coinvolga i problemi sociali. E con ciò siamo arrivati a scoprire che la sovrapposizione tra società e scienze sociali è diventata fortissima, è diventata un punto centrale della nostra attenzione. Contemporaneamente l'econometria fa passi da gigante.
e fa passi da gigante proprio perché può servirsi dell'informatica. L'econometria supera una fase che potremmo chiamare di inizio Novecento, in cui l'interpretazione della realtà è molto semplificata. C'è una parte strutturale e una parte casuale che non sappiamo spiegare. Quindi dobbiamo misurare al meglio la parte strutturale, eventualmente con dei problemi di ciclicità e quindi di tempo, e il resto è la componente casuale che non spieghiamo. Il passo avanti, che in parte è dovuto alla capacità della teoria, in parte è dovuto proprio alla disponibilità del calcolo, e riconoscere che anche la componente casuale ha le sue, ancorché deboli, regolarità, che possono essere considerate parte della struttura sottostante del fenomeno, e compiendo quindi un progresso straordinario nell'inferenza statistica. Nella pratica compaiono i software che ci consentono di fare in modo relativamente agevole complicatissime operazioni per le scienze sociali, e ne cito uno per tutti, che è un notissimo software open, che si chiama R, R come la lettera dell'alfabeto, probabilmente vuol dire regressione o semplicemente scimmiottava S, che vuole dire statistics, e che c'era già. Un esempio di collaborazione scientifica mondiale, perché R è sviluppato da un nucleo di sviluppatori di R e da una infinità di studiosi che aggiungono nuove capacità di calcolo e di soluzione con algoritmi che vengono scritti col formalismo di R e messi a disposizione di tutti. Chi è che ha più beneficiato dello sviluppo dell'econometria? Beh, certamente con la nuova inferenza statistica è l'economia che fa grandi passi avanti, ma anche la sociologia è certamente un crescente utilizzatore della inferenza statistica e delle capacità di calcolo, anche se permangono forti resistenze, ogni tanto mi coinvolgono in discussioni che mi appassionano ogni volta e mi lasciano un po' perplesso sulla diffidenza che comunque c'è ancora nei confronti del calcolo. Anche la storia in alcuni campi ha abbracciato il metodo econometrico. Vedo dei segnali, anche se più deboli, nel campo dell'antropologia. Quindi le scienze sociali nel loro complesso possono essere considerate vicine allo sviluppo di questi anni dell'econometria. Un altro passo avanti, siamo sempre ben dopo l'alba dell'informatica, siamo nella maturità dell'informatica, e vi parlo di un campo che è molto congeniale alla mia attività, che è quella della simulazione ad agenti. La simulazione ad agenti prorompe nell'economia e nelle scienze sociali, questa davvero è molto adottata anche in sociologia, verso la fine degli anni 80, inizio anni 90. Soppianta completamente altre forme di simulazione, non sono mancate in economia dei tentativi di simulazione con macchine analogiche. Il più famoso è questo, il calcolatore dell'economista Phillips. William Phillips è famoso per la cosiddetta curva di Phillips, un modello controverso che collegherebbe in modo inverso la disoccupazione e l'inflazione. Poi negli anni 70 ci furono simultaneamente enorme disoccupazione e enorme inflazione, quindi si cominciò a ridiscutere il ruolo della curva di Phillips. Questo studioso, quando era, pensate, studente alla London School of Economics, costruì nel 1949 il MONIAC, questo oggetto. MONIAC fa il verso a ENIAC, uno dei primissimi computer, con Mo per money, e quindi MONIAC, per calcolare l'andamento dell'economia del Regno Unito. Che cos'è questa macchina? Una macchina fluidi, di fatto che cos'è? È un calcolatore di equazioni differenziali, in modo analogico. Ci fu anche un tentativo in Italia, che ricordo molto bene, quello del professor Scotto dell'Università di Genova, e sono tutte strade che si sono fermate, perché queste sono macchine costosissime, delicatissime e improbabili nel loro funzionamento, si sono fermate quando i calcolatori analogici mostravano la semplicità con cui si potevano calcolare numericamente le equazioni differenziali. Ricordo il primissimo dei software che arrivò
anche in questo caso dagli Stati Uniti, si chiamò Dynamo, e con Dynamo o qualcosa di molto simile, ad esempio, era già stato fatto il modello che ho citato prima del Club di Roma. Ma il vero campo innovativo della simulazione in economia è quello della agent-based simulation. Di che cosa si tratta? Qui siamo ad anni ora piuttosto recenti e a cambiamenti che io reputo essere molto solidi all'interno della struttura delle scienze sociali. Si tratta di riprodurre nel computer il comportamento di agenti. Facciamo un esempio. Io in questo momento ho appena terminato un grosso lavoro in cui agiscono delle imprese sotto forma di oligopolio, cioè poche imprese grandi, che è molto reale tra l'altro, e agiscono dei lavoratori e quindi delle famiglie, e a seconda del tipo di mercato che endogenamente si genera nel modello, il ciclo economico è a volta diverso e con aspetti molto realistici. Dentro a questi modelli ad agenti si introducono delle varianti casuali e quindi sono come delle applicazioni molto specializzate, anche molto complesse, dei metodi detti di Monte Carlo. Terminologicamente questi modelli si chiamano agent-based models, ma talvolta si chiamano individual-based models, in particolare in ecologia, e se sono indirizzate alla soluzione di problemi ingegneristici, spesso si chiamano multi-agent systems, ma alla fine sono molto simili gli uni con gli altri, dal punto di vista informatico, non dal punto di vista della disciplina scientifica che li guida. Vi mostro un esempio antico, perché siamo nel 1971, è famosissimo, è il modello di segregazione proposto in quell'anno da Thomas Schelling. Schelling diventò premio Nobel nel 2005 per la teoria dei giochi, qui siamo nel 71, non aveva neanche il computer dell'Università di Torino, non aveva proprio il computer. E quindi fece i suoi esperimenti, lo vedete, questi sono i grafici del paper come stampato sul Journal of Mathematical Sociology, quindi è la versione pubblicata. Fece i suoi esperimenti a mano, e qui gli agenti sono o delle palline o dei segni di sharp, dei segni di pound, anzi, se vedo bene, sì, sono dei diesis, insomma, o dei pound. Si narra muovendo delle monetine sul tavolo, monetine di due colori in modo da distinguerle. Qual è l'idea di Schelling? Gli agenti pallina nel rettangolo di sinistra contano se sono felici o no. Se sono felici stanno fermi, altrimenti si spostano. Felici cosa vuol dire? Avere una minoranza di simili vicino a loro. Minoranza, 30%, 35%, 40% è già tantissimo. Si spostano cercando di essere vicini ai loro simili e dopo una decina di cicli di movimento il paper pubblica il risultato sulla destra, in cui sono emersi degli evidenti fenomeni di segregazione. I pallini tutti da una parte e i segni di pound, i segni di numero, come cancelletti si chiama in Italia, tutti dall'altra. Fenomeno emergente, inatteso. Lo faccio vedere fatto adesso, questo è un mio esempietto, se volete giocare lo fate funzionare direttamente online senza neanche scaricarlo, quell'indirizzo funziona direttamente online, e in questo esempietto gli agenti sono diventati di tre colori, non ci sono più i vincoli della, chiamiamola, carta a quadretti, cioè delle localizzazioni obbligatorie, ciascuno può mettersi dove vuole. Ed emerge comunque la situazione di destra. In questo caso i colori sono tre, ma potete metterne anche quattro, potete metterne anche cinque. Tra l'altro, questo ve lo mostro anche perché è un bel esempio scritto con un software che si chiama NetLogo, che per chi ha conosciuto Logo, lo straordinario avventura promossa da PayPal, è nient'altro che la somma di tanti logo messi in parallelo ad operare, con interazione fra gli agenti. NetLogo in questo momento è il software che stravince per la semplicità d'uso, non di risultato, di uso.
nella Agent Based Simulation, è gratuito, è prodotto dalla Northwestern University, si può scaricare liberamente e permette di costruire modelli anche molto complessi. Se si supera un certo livello di complessità è meglio usare degli strumenti più robusti e questi normalmente si rifanno al primo software per la simulazione che fu quello nato nel Santa Fe Institute nel 1995, pubblicato nel 96, è chiamato Swarm per Sciame e da quel software tanti ne sono derivati, anche uno prodotto da me per le mie ricerche, per le ricerche degli studiosi che si interessano alla agent-based simulation in economia, che deriva esattamente da Swarm, ma è stato riscritto in un linguaggio più moderno che è Python. Concludo su questo campo di irruzione dell'informatica nelle scienze sociali, campo che tanto mi appassiona perché ha costituito una parte importante della mia vita di ricerca, con questa bella immagine che è dovuta al professor Pius Edmonds. Online non la si trova più, però nel testo che ho scritto, lo ringrazio chiaramente come autore dell'immagine, sulla sinistra avete il mondo che sulla sinistra del laghetto è formato da tre agenti che devono compiere qualche operazione. Poi proprio in centro all'immagine ci sono il professor Piazza e Pietro Terna che stanno osservando quello che sta succedendo. Sulla destra c'è il modello di simulazione. I tre agenti operano, interagiscono, i due studiosi guardano e non fanno nulla. E ciò è chiarissimo nel secondo livello, quando tra gli agenti simuliamo proprio il comportamento di una rete sociale, quindi facciamo network analysis sulla agent-based simulation, e di nuovo i due osservatori accuratamente non interagiscono. Sembra facile da dire, molto più complesso da sviluppare nel software, ci sono apposta dei protocolli per evitare di confondere le aspettative dell'osservatore con quello che emerge dal modello. Ultimo passo di questa carrellata che ho voluto fare per indicare come nella mia analisi l'informatica ha cambiato le scienze sociali e finale ora può dare loro nuova forma. E l'ultimo passo, prima ricorda il ruolo che l'informatica ha avuto sullo sviluppo delle reti neurali artificiali. Un altro capitolo straordinario che si svolge con le radici negli anni 40, perché i primi modelli non lo chiamavano ancora così, ma di Perceptron sono degli anni 40. Poi tutto si ferma fino agli anni 60. Negli anni 60 c'è un revival della ricerca che di nuovo si ferma. Lo leggiamo chiaramente in un lavoro del 94 di Rumelhart e altri, che ricordano come la ricerca fu limitata perché i primi risultati sembravano scoraggiare gli altri ricercatori e soprattutto le agenzie americane, in questo caso di funding. Lavori importantissimi, dei nomi citati lì, Amari, Anderson, Arbib, Fukushima, Grossberg, Koonen, Widrow e di molti altri, tra cui Rumelhart, che non mette se stesso per umiltà, non ricevettero praticamente attenzione. Quel lavoro citato 8, che determinò il rallentamento o l'arresto della ricerca e da me riportato sotto, è un libro di per sé un ottimo libro matematico sul, pensate, siamo nel 1969, sulle reti neurali artificiali, con un difetto di percezione in prospettiva. Ignorare che con strumenti di calcolo più potenti alcune cose che sembravano impossibili e quindi scoraggiavano la ricerca sarebbero diventate possibili. Ci vollero molti anni fino a che un bravo econometrico, Albert White, mancato molto giovane, chiarisse che lo strumentario della econometrica non lineare che intanto si era sviluppato poteva essere utilissimo per le reti neurali artificiali, un caso di grande interesse di mancanza di interdisciplinarità. Se l'interdisciplinarità fosse stata praticata, se il calcolo automatico
fosse stato percepito nella pienezza del suo sviluppo, la critica di Minsky e di Papert. Papert è quello di logo, quindi dobbiamo volergli molto bene. Lì c'è scritto Minsky e Papert, la critica di Minsky e Papert, scusate, quello è un bel typo. Non si sarebbe presentata probabilmente o non avrebbe avuto seguito. Quindi un appello sempre all'interdisciplinarità, ricordando che interdisciplinarità, l'abbiamo capito benissimo stamattina, non è che io mi occupo degli affari degli altri, male, ma che io collaboro con gli altri e reciprocamente o multidimensionalmente ciascuno apprende le competenze degli altri per poter fare un lavoro che è molto più ricco di quello che ciascuno potrebbe fare. Ma il campo delle neuroscienze applicate alle scienze sociali è molto più ricco, molto più ampio di quello che è il pur importantissimo studio delle reti neurali artificiali. E mi rifaccio ad un articolo recentissimo del 2018 di Alos Ferrer, che ha un titolo chiarissimo: A Review Essay on Social Neuroscience. Can research on the social brain and economics inform each other? Il paper conclude di sì, e cioè da un lato l'economia comportamentale, la behavior economics, ci aiuta nel comprendere il funzionamento del cervello, ma soprattutto del cervello come elemento del cervello sociale, cioè del nostro comportamento collettivo, ma la relazione causale nella ricerca e nella comprensione scientifica è anche rivolta all'altra direzione. Ci servono queste cose? Ci servono in modo estremo, perché noi siamo tutti immersi in una crisi che non è ancora finita, iniziata nel 2008, e un grande studioso che è Doyne Farmer, fisico, studioso di economia, ma anche per una certa fase della sua vita fu imprenditore, e in una recente conversazione mette a fuoco come esigenza di avere nuove tecnologie di previsione economica, nuovi strumenti di interpretazione dell'economia. Qui mi rifaccio in gran parte a ciò che diceva stamattina il professor Rosetti. E ai miei occhi questo significa un grande appello alla utilizzazione delle competenze delle neuroscienze quando costruiamo i nostri modelli e in particolare i modelli di simulazione. Un punto chiave per me è l'evento che accadde nel 2008. Io ero ben consapevole, ero un maturo studioso di economia, bravo o non bravo non importa, ma certamente maturo per l'età. E nel 2008 fallì Lehman Brothers, un evento dall'altra parte dell'oceano che toccò relativamente poco i borsellini degli europei, eppure nelle nostre teste scattò collettivamente un interruttore che determinò la crisi reale che poi scoppiò nell'economia. Come si fa a comprendere questi complicatissimi fenomeni? Prima di tutto è indispensabile disporre della grammatica della teoria economica. E la grammatica della teoria economica è quella che ci evita di restare sconcertati di fronte a avvenimenti che sembrano inesplicabili. Ma la teoria, importantissima, non può tutto da sola, è necessario progredire continuamente nella comprensione dei fenomeni sociali e quindi di nuovo un ragionamento collettivo della ricerca. I più sofisticati modelli di equilibrio generale dinamico-stocastico, i DSG models, non servivano, e qui mi avvalgo della citazione di un grandissimo personaggio, Trichet, quando come presidente uscente della Banca Centrale Europea affermò che i modelli macro non sono riusciti a prevedere la crisi e soprattutto non sono stati capaci di spiegare quello che stava accadendo. Bene, dobbiamo superare, affrontare tutti questi limiti con la fertilizzazione incrociata delle competenze delle scienze sociali da un lato, delle neuroscienze dall'altro, e avanzare moltissimo nella direzione delle applicazioni dell'intelligenza artificiale. Questo è ancora Trichet che cita proprio la eterogeneità degli agenti e la loro interazione come strumento di spiegazione. E infine concludo con il riferimento a un paper recentissimo
di questi due signori, Kuhl e Botvinnik, paper del 2018, che pone al centro, tra l'altro è uscito in Nature Human Behavior, pone al centro l'intelligenza artificiale come tentativo di spiegare i comportamenti, di prevederli e di farne modello. E do molto rilievo alle affiliazioni di questi due signori, che sono da una parte la Harvard University, dall'altra il University College di Londra, ma sono anche tutte e due affiliazioni a DeepMind. Che cos'è DeepMind? DeepMind è l'azienda di Google, e teniamone ben atto, teniamolo ben presente, che ha prodotto i recenti sbalorditivi progressi nel gioco degli scacchi. Questi progressi che hanno reso il precedente miglior software, che per chi gioca a scacchi è Stockfish, che è valutato 3.400 punti Elo, quindi una cosa sbalorditiva, l'ha reso un ferro vecchio non più attuale. E a questo punto la sintesi delle sintesi è che forse i confini tra società e scienze sociali sono spariti, dobbiamo capirlo, perché sugli scienziati sociali incombe anche il compito dell'indirizzo scientifico delle politiche economiche e delle politiche sociali. Vi ringrazio. Grazie. Yeah.